Vittorio Arrigoni, Vittorio mio figlio, io sono Egidio Beretta. Vittorio è stato ucciso a Gaza 6 anni fa. E Vittorio era un grande lettore. Ha cominciato da bambino con i libri che gli suggerivo io e poi si è fatta tutta la sua scelta, che corrispondeva un po' alla sua scelta di vita, quindi cercare le letture che gli riempissero lo spirito, gli riempissero la mente e che lo invogliassero al viaggio, perché per lui viaggiare era l'incontro con le persone, con le diverse culture, però il primo incontro con culture diverse e persone diverse Vittorio l'ha fatto proprio attraverso i libri. La mia casa, Vittorio non c'è più, la mia casa è ancora piena di tutti i suoi volumi, e sono letture che spaziano dai classici a Vittorio amava molto anche Jack Kerouac e On the Road, per cui era un divoratore di libri, ma un divoratore pensoso, perché leggeva, sottolineava, andava alla ricerca dei vocaboli che non conosceva. Ma e questo grande amore per la lettura lo ha portato anche poi a una bellissima scrittura, perché Vittorio scriveva molto, una scrittura lucida, empatica, che, con la quale ha lasciato tracce importanti della sua vita, perché ci sono i video di Vittorio, ma ci sono anche tutte le parole che lui ha scritto e che sono rimaste fondamentali. Quindi la lettura forse ha preso un po' dalla sua mamma questa passione, perché anche io ero così, sono ancora così. È una bella passione, bisognerebbe coltivarla sempre per tutta la vita. Grazie.